Radio Radicale, siamo con Wanda Ferro di Fratelli d'Italia, deputata calabrese, per parlare di uno spot di EasyJet che ha fatto molto discutere in queste ore, che EasyJet a furor di popolo è stata costretta a cambiare, e pubblicizzava i viaggi alla Lamezia Terme parlando della Calabria come terra di mafia e di terremoti, per poi elogiare la bellezza della Calabria. Un modo un po' singolare di fare uno spot per i viaggi in Calabria. Allora, ci spiega lei da calabrese come ha vissuto questo spot, poi le volevo chiedere se lei viaggia con EasyJet oppure con Alitalia per tornare in Calabria. Beh, intanto viaggio con Alitalia, non per scelta, ma perché i voli ovviamente di Alitalia, ma da domani sarà sicuramente una scelta. Non viaggerei mai con EasyJet rispetto a delle dichiarazioni e ad uno spot che tutto in qualche modo dà alla Calabria, semmai toglie in termini d'immagine, che regala una cartolina non veritiera. La Calabria non è soltanto terra di 'ndrangheta o di terremoti, la Calabria è ben altro, la Calabria è beni culturali, la Calabria e gastronomia e buona agricoltura e paesaggistica, è quello che in qualche modo consente ai tanti turisti che vengono di poterla apprezzare, una delle regioni turisticamente più belle d'Italia per quanto mi riguarda. Trovo gravissimo quanto fatto dalla compagnia, non credo che cancellare quel posto possa in qualche modo risarcire la Calabria da un danno di questo genere. Io fossi la regione Calabria, inizierei già a trattare su quello che è lo scalo di Lamezia Terme, aeroporto internazionale, ma soprattutto anche richiedere un risarcimento d'immagine e di danno. Deve finire l'epoca in cui della Calabria si parla degli aspetti negativi, anche perché sappiamo perfettamente che la criminalità organizzata coesiste in tutto lo stivale, forse in molti casi, ahimè, dove c'è maggiore economia e quindi nelle regioni più ricche. Togliamoci questo vestito d'addosso, noi non abbiamo mai nascosto la polvere sotto il tappeto, ma non accettiamo una campagna di questo tipo che diventa una campagna denigratoria. Quindi, insomma, appena mi sono svegliata l'ho vissuta malissimo, devo dire grazie a voi e tutte le testate nazionali stanno aprendo uno spaccato importante, quindi, insomma, per quanto mi riguarda, forse EasyJet, che tende con le tante tratte che ha dall'aeroporto di Lamezia Terme a incassare tanti soldi, devo dire, dei calabresi, dovrebbe iniziare a pensare a rinunciare ad una terra che ritiene meta dei mafiosi o dove coesistono mafiosi e terremoti. Da questo punto di vista nessuna forma di scuse per quanto mi riguarda può essere accettata, perché ritengo, insomma, che sia finita l'epoca della denigrazione del Mezzogiorno d'Italia, ancor di più della Calabria. Senta, secondo lei come sono comportate in questi anni le compagnie aeree private nei confronti della Calabria? Periodicamente ci sono delle polemiche sul loro comportamento, e rispetto ad Alitalia che tipo di tariffe praticano? Beh, intanto tariffe altissime, tariffe inaccessibili per chi magari non può prenotare 2 o 3 mesi prima. Questo lo fa anche Alitalia? Questo lo fa anche all'Italia. Io più volte ho posto anche il problema all'attuale governo e quindi credo che se ci sono delle responsabilità da parte delle compagnie, anche di chi non fa una scelta, ho presentato più volte un emendamento ai vari decreti rispetto alla continuità territoriale, che per noi diventerebbe un fatto importantissimo in una regione che ha un gap di infrastrutture. A partire ovviamente dalla Salerno-Reggio Calabria, più volte sono stati tagliati i nastri ma mai completata, alle varie trasversali, alla strada 106, ai treni che iniziano oggi in qualche modo ad essere un pochino più numerosi e un pochino di alta qualità, ma con quell'alta velocità che ci è stata promessa che non sarà alta velocità, non soltanto negli stanziamenti in percentuali ridottissime rispetto ad altre regioni italiane, ma perché sappiamo che con quei pochi investimenti potranno intervenire sulla rete ferroviaria esistente, quindi la velocità non sarà mai quella di 300 con le nuove tecnologie, 350 km/h, ma sarà di 200. Non andiamo col cappello in mano, siamo stanchi onestamente, fra virgolette, di subire. Se realmente qualcuno ha al cuore il mezzogiorno, dia le pari opportunità, le risorse e soprattutto gli strumenti burocratici per poter intervenire. Il Ponte di Genova è stato un gran bell'esempio, penso che in qualche modo si possa replicare in regioni che hanno espresso. E mi consente anche un atto di orgoglio, perché troppo spesso ho sentito anche da qualche giornalista piuttosto che da qualche intellettuale spesso improvvisato parlare dei calabresi. La Calabria è quella che ha espresso le migliori eccellenze a tutti i livelli, che sono presenti in tutta Italia, nelle migliori strutture sanitarie piuttosto che in altre. Quindi credo, insomma, senza ritornare a Pitagora, Campanella o altri personaggi, insomma,
che sia giusto riconoscere alla Calabria grandi eccellenze e grandi intelligenze. È un popolo che ha le spalle grandi ma sopra larghe, ma soprattutto ben definito quando si dice dalla testa dura e dal cuore veramente capace di dare accoglienza e di dare amore. L'ultima questione, visto che adesso nel decreto rilancio si affronterà anche la questione Alitalia, lei ritiene che comunque le tariffe debbano essere calmierate e si può pensare anche a questa occasione per avviare anche un dibattito con le compagnie private per rendere meno costoso il prezzo di chi magari vuole ritornare, insomma, con una certa tranquillità, visto che le infrastrutture sono quelle che sono? Beh, intanto basterebbe accettare quell'emendamento, insomma, che le dicevo sulla continuità territoriale, certamente un dibattito con le compagnie a partire dall'Italia, che è la compagnia, insomma, di bandiera, rispetto a delle logiche che non possono consentire al comune cittadino di potersi permettere di arrivare in Calabria. Sono prezzi altissimi, con voli, devo dire, ridottissimi. Ecco, per esempio, se io volessi andare alla Lamezia Terme, quanto potrei pagare? Beh, si può arrivare fino a 500 euro solo andata, quindi pagarsi una settimana in qualunque paese che non sia, o in qualunque regione che non sia. E con il ritorno al sabato sera? Inaccessibile, non solo perché i voli sono pochi, ma soprattutto per i prezzi, quindi siamo sempre, si può arrivare andata e ritorno a 1200 euro. Quanto 1200? Ci sono anche casi. Cioè, tariffe da anni 70? Ci sono casi anche di questo genere, sì, ci sono casi anche di questi genere. Noi, ovviamente, non perché ma per il lavoro che facciamo oggi abbiamo la possibilità di poter prenotare all'ultimo minuto. È chiaro che chi non ha questa possibilità dal punto di vista economico e dal punto di vista anche della tempistica, perché penso anche a tutta quella emigrazione sanitaria, noi dimentichiamo che la Calabria rappresenta il primo ospedale del nord in emigrazione sanitaria e quindi spesso non si viaggia soltanto per vacanza, si viaggia anche per bisogno, per lavoro e per esigenza, e credo che questo sarebbe un gesto importante. Mi auguro che anche la Regione Calabria in qualche modo solleciti le varie compagnie e il governo, che ne ha ovviamente le competenze, e mi auguro che finalmente non si vada avanti con spot ma con, devo dire, dati di fatto e azioni. Bene, grazie a Wanda Ferro di Fratelli d'Italia, col quale abbiamo parlato di questo assurdo spot di EasyJet sulla Calabria. Grazie. Grazie mille.